Hello children, good morning. Are you ready for a new English video lesson? Siete pronti per una nuova video lezione di inglese? Bene, oggi vorrei lavorare con voi su un'attività di ascolto, un'attività di listening. Per farlo utilizziamo il nostro libro Target Invalsi. Open your book on page 12. Due cose importanti. È un'attività di ascolto, io ho registrato l'audio di queste due attività direttamente nel video. Una volta che avvio l'audio non posso interromperlo, quindi se per voi l'audio è troppo veloce potete mettere in pausa il video e ascoltarlo più volte. Altra cosa molto importante, non abbiate fretta di rispondere alle domande, ascoltate l'audio almeno due volte. Quando siete sicuri della risposta, la segnate. Se non avete il libro, potete trascrivere le risposte sul vostro quaderno. Nell'esercizio numero 1, on page 12, number 1 on page 12, listen and put a tick or a cross. Utilizzeremo il verbo can. Bisognerà mettere a tick, questo segno qua, su qualcosa che i bambini sanno fare. Ascoltate bene la differenza tra can, saper fare, can't, non saper fare. Quando viene utilizzato can't, bisogna mettere una X. Spero di avervi dato le istruzioni nella maniera giusta. Avvio l'audio. Open your ears. Aprite le vostre orecchie. And start. Listen and put a tick. Can or a cross, can't. Hi, here are photos of my new friends from the summer camp. This is Neil. Neil can play football very well, but he can't play chess. Can he sing? No, Neil can't sing. And who's this? This is Jason. He can ride a horse and he likes acting, but he can't swim. And this is Emily. Can she play basketball? No, Emily can't play basketball, but she can ski and dance pretty well. And who's this? That's Sarah. She can play tennis and paint, but she can't do gymnastics. Ok. Se serve, riascoltatelo quante volte avete bisogno. Avete fatto attenzione alla differenza tra can e can't. Can è saper fare, can't è non saper fare. Quando avete risposto alle domande, possiamo andare alla pagina successiva e fare un nuovo esercizio. In questo esercizio si parlerà della daily routine di Oliver. Listen to Oliver's daily routine. Then choose the right option. Dopo scegli la giusta risposta. You can choose more than one. Potete scegliere più di una risposta in alcune domande. Quello che mi piacerebbe in questa attività concentrare la nostra attenzione è sulle ore. Visto che le abbiamo fatte, ma non le abbiamo approfondite o ascoltate bene in lingua inglese, possiamo provare a fare questo lavoro ascoltando e rispondendo a queste domande. Pronti? Via! Listen to Oliver's daily routine, then choose the right option. Hi, my name's Oliver. This is my typical day.
I get up at 7:30. For breakfast, I have milk and biscuits. I go to school by bus. School starts at 8:15. I have lunch at school. After school, I go to homework club and to music class. After dinner, I listen to music and play the guitar. I go to bed at 10:00. Ok, molto bene. Potete ascoltare il video quante volte avete bisogno. Finito di fare queste due attività, io vi manderò anche due schede, una di ripasso sul verbo to be e l'altra di ripasso sul verbo to have got. Mi raccomando, anche nelle schede, due cose molto importanti. Vi ho segnato le pagine di Easy Peasy dove c'è il verbo to be e dove c'è il verbo to have got. Se non vi ricordate qualcosa, prima di fare l'esercizio, prendo Easy Peasy e ripasso questi due verbi. Secondo, quando sono pronto ad iniziare, scusate, leggo innanzitutto per bene cosa mi dice il comando e solo dopo essere sicuro di aver capito cosa mi chiede il comando, vado ad eseguire la scheda. Nella scheda con il verbo to have got, attenti anche alla posizione dell'aggettivo e del nome, che in inglese si capovolgono. Io ho una bici gialla, diventa I've got a yellow bike, io ho una gialla bici, e all'articolo, perché troverete gli articoli e quindi voglio che dove c'è l'articolo inserite anche l'articolo facendo attenzione alle differenze tra a, an e ve. Se non vi ricordate questo, lo abbiamo ripassato anche in un video o comunque avete la scheda di ripasso, potete prenderla e ripassarla. Con questo vi ho detto tutto, vi auguro buon lavoro, see you soon and bye bye.